qualunque persona vuole con devozione dire la corona della Madre de Cristo, deve in prima di partire la mente sua dalle cose terrene, elevandola a Dio e ponendo le ginocchia in terra e col segno della Santa Croce segnandosi, dire il Pater Noster e poi dire con le debite e devote inclinazione, ovvero genuflessione, la prima Ave Maria, contemplando la prima meditazione, cioè della Concezione Santa de Maria. E in essa, considerati che, avendo la pietà divina deliberato di redimere la umana generazione, mandò l'angelo a Gioachino e a Sant'Anna, sua consorte, ad annunziargli la concezione di questa Vergine benedetta e che la chiamassero Maria. Unde creò Dio quell'anima santissima, dotata dei più doni, grazie, scienze, virtù e privilegi che tutte le altre anime. Poi adunque considerare quanto era grande la letizia che sentiva l'anima de Maria. Meditatio secunda, la sua natività. Oh, quanta letizia ebbero il padre e madre e parenti de Maria e tutti gli spiriti beati e angelici. E pensa di suoi atti e costumi devoti insino agli 3 anni. E la terzia, come fu menata al Sacro Tempio, e qui pensare come andava divota e umile, domandando al padre e madre la benedizione. E loro gliela dettero lacrimando, basandola e confortandola alla umilità, obbedienza e ogni virtù. E come ella tolse Dio per padre. E quando fece voto de perpetua virginità, oh quanta dolcezza, oh quanta suavità sentiva Maria, fatto il detto voto, perché quanto più cresceva in virtù, tanto maggiore grazia da Dio riceveva. E quando fu desponsata Joseph, de considera come trattandosi che Maria se doveva maritare, con quanta devozione e lacrime orava che Dio se degnasse mostrare quale fosse il meglio. E quando, essendo in casa con suo padre, in camera, in orazione, apparvegli l'angelo Gabriele e salutando, disse: Oh.
Vitazio VII. Quando, turbata delle parole dell'angelo per grande umiltà, e l'angelo le disse: non temere, Maria, ecco che tu concepirai lo figliuolo di Dio e chiamaralo per nome Gesù. E quando, avendo intese tutte le parole dell'angelo, gli disse: quomodo fiet istud, e allora l'angelo le disse: Maria, tanto è alto questo mistero che io non te lo posso dire, ma lo Spirito Santo sopravverrà in te. Oh, quanta letizia sentiva quell'anima benedetta di Maria! E quando, come penso, vedendo l'angelo, Maria non dare la risposta, gli disse: ah, dolce Maria, lo Padre Eterno ti ha eletta per sua sposa, e il suo figliolo te vuole per sua indubitata madre, e tutti gli angeli e la umana natura aspetta il tuo santo consentimento. Ora, che dolcezza sentiva Maria, consideratelo. E quando, essendo già ora di mattutino, avendo bene intesa l'ambasciata dell'angelo, tutta infiammata di carità, con cuore e voce umile disse: sentendosi essere congiunta con Dio. Oh.
Quando l'angelo intese la grata risposta di Maria, de novo si inginocchiò ringraziandola, dicendo quanto seria a Dio e a tutta la corte del cielo grata la sua risposta. Poi tornò in cielo gridando e dicendo con gran festa: venite, exultemus Domino, ecce, Virgo concepit.